Un saluto a tutti ragazzi da Messi 91, siamo su One Piece Burning Blood e andiamo avanti con i nostri versus ricercato. Allora, oggi dobbiamo fare quelli di Dadan, se non mi ricordo male. Esatto, banditi coraggiosi. Perfetto, ci vedrei bene Buggy qua. I possessori del frutto Paramiscia si sono riuniti. Non farti ingannare dalle loro mosse esclusive. Ok. Allora, per questo capitolo mi avete chiesto di utilizzare Usopp, Nami, Chopper, Crocodile, Aokiji e Doflamingo. Allora, perché mi viene da chiamarlo con la R, porca miseria, è Doflamingo? Useremo Usopp, Aokiji, dov'è Aokiji? A casissimo proprio, e Doflamingo, a casissimo, perfetto. Eccolo là, il Kraken della morte. お前とじゃ楽できそうにねえな。余計なことしてみろ。前みたいに影を奪ってやるからな。けしし。その心配はない。でも同じ手が通用すると思わない？ドレスローザじゃ随分追い出しているさね。 Mi stavo chiedendo, dopo aver letto la frase di Ivankov, se il fenicottero arrosto sia buono da mangiare. Inizio a farmi questa domanda. Trappola, trappola! Cioè io, potenzialmente, quindi potrei... Ripetitività! Cioè, con un po' di tempismo, uno anche qua tiene giù l'avversario per tutta la vita. Povera Robin. Arrivo! Aia! Buono lì tu. Ecco qua. Yeah. Alzati. E col cerchio che faccio? Ah, ok. Oh, oh, fico, fico, fico. Che ho fatto? Non lo so, fichissimo. Che figata è? No, ho sbagliato, scusate, pensavo si potesse fare come il Gatling che andava avanti ad attaccare. Stavo facendo qualcosa di fichissimo, me lo sento. Qualcosa ho fatto, perché è morto. No, 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 fermi tutti, dov'è? Eccolo. Tieni. Devo caricarlo però, perché l'ho finito. Spediscilo via tutto. O tutta, non lo so, vedi tu. Ecco qua. Vediamo di fare l'attacco speciale e caricare il nostro Rosa magari. Ok. Preso. Beh, non è stato complesso, a parte con Usopp, che anche lì ripetitività è la chiave della vittoria, ma ok. Fai come credi, ho ottenuto un trofeo. S! Con questa musichetta nuova, perché? Che prestazione. Grazie, signorina Dadan. Grazie, signora, più che signorina. Quando Sengoku si è dimesso, all'indomani della guerra suprema, Akainu ha preso il suo posto. Ma non è stata una roba così veloce, anche perché c'era qualcuno che non era proprio d'accordo, però ok. E qui mi avete chiesto di usare Aokiji, Kizaru, Smoker, Barba, Marco. Barba e Marco lo useremo già da un'altra parte, quindi useremo Aokiji, Kizaru e Smoker. Ok. Sentivamo tutti la mancanza di Marineford. Ma tutti proprio. Ok, dato che il signor Aokiji l'abbiamo già usato, cambiamo personaggio al volo.
Aia, al volo, dicevo. Carichiamo magari anche il nostro rollissimo Roja, sì, perché io sto fermo qua ad aspettare i tuoi attacchi. Sicuro proprio. Io avrei anche annullato, ok. No, perché quell'attacco lì teoricamente doveva teletrasportarmi via. Non ho capito perché non l'ha fatto. Però vabbè. Ah, questo è l'attacco che posso caricare alla tipo alla follia. Esatto. Cambio. No, cambio di nuovo. White blow, white blow rush, white out. Ma c'era scritto nel caricamento che sta roba doveva immobilizzare il nemico. Esatto. Ok, ha funzionato. Che era quella cosa? Aspetta. Mi piace questo attacco. No, non ho... Eccolo. È bellissimo. Ok, anche questa è stata molto easy. Ok, pensavo sinceramente di non prendere S, visto che un po' di cazzotti li ho presi, però va bene così. Meglio. Sanji li ha definiti un inferno, ma i 2 anni passati a Kamabaka lo hanno reso un uomo diverso. Beh, decisamente. E qui mi avete chiesto di usare Zoro, che ha ricevuto 3 voti, Robin, che ne ha ricevuti 2, e Nami, che ne ha ricevuti altri 2. Altrimenti c'era anche Sanji, Mr. Chu e Crocodile. Però qui hanno ricevuto più voti Zoro, Nami e Robin. Robin, dove sei? E Namizu, che in questo gioco è un cannone, tipo, però ok. Castello di Drum, ok. Cosa gli sarebbe costato fare degli stage anche con gli scenari dei 2 anni, no? Proprio tipo Wateria, Kamabaka, sarebbe stato bello. Amazon Lily, sarebbe stato veramente bello. Tanto era solo uno stage, cosa gli costava? Oh, guarda che faccino, poverino. Ecco, sei inquietante, Ivankov, quando fai così. Sei molto inquietante. Però ora cambieremo subito Zoro. Spediamolo via. Ecco qua. Porca miseria, era uno spezza difesa, sì. Vada, signorina Namizu, faccia del suo peggio. Porca miseria, ho mollato la difesa nel momento più sbagliato. Dov'è andato? Dov'è finito? Mi riserve subito signor Zoro, perché qua voglio fare gli scontri fieri io. Vada via lei. Zoro, Zoro, torna. Ok. Ah, ho mollato di nuovo. Nel momento più sbagliato. Come catena unità, porca miseria. Come fa ad averla già carica lui la catena unità? Ecco fatto. Vai Robin, devasta tutto. Evviva i campi de Flores. Non l'ho preso. Vabbè, io ragazzi vi giuro non riesco ad usarla, Robin. Posso farlo? No. Sì. Ho fatto robe. Sì, ho fatto spank, ok. Io non la so usare, Robin, in sto gioco, veramente. Sta cosa mi uccide malissimo, ma non lo so fare, inutile. Cos'è successo qua? Yeah. Ok, vai con l'attacco speciale. Eccola qua. Vabbè, Sanji, se vuoi proprio morire male, ok, ti accontento. Povero Sanji. L'ha voluto lui, però, Ok.
Vabbè, il tempismo, ragazzi, questo si chiama tempismo. L'unica cosa brutta di Zoro è che ha gli attacchi speciali molto lunghi, ci mette tanto a farli, e quindi, cioè, in multiplayer sarà uno dei personaggi più snobbati, tipo, mai usati da nessuno. A meno che non si voglia perdere malamente, ovviamente. È arrivato un ricercato speciale. Ah, perché potrei già passare di livello, probabilmente. Ma lo faremo la prossima volta. Ora andiamo avanti a fare questi banditi coraggiosi fieri proprio della morte. Pratica pirata di Roger. Questi capitani furono apprendisti del grande Roger. Daranno vita a una squadra formidabile? Calcolando che Buggy odia Shanks, direi di no. E Shanks si diverte molto a prendere in giro Buggy, direi di no. Mi avete chiesto di usare Ace, Barba Bianca e Marco. Quindi Ace. Però contro Shanks manderò Barba Bianca. Dov'è Barbetta? Non lo vedo. Dov'è? Non lo vedo, eccolo. Poi Marco e Ace. Eccoci qua. Oh, che bello! Genitore e figlio. È la prima volta che ne vediamo uno misto, mi pare. Sennò erano sempre tutti individuali. Farò qualcosa che non va fatta mai. Attaccherò. Primo attacco, ce l'ho fatta. Ah, speravo di schivarlo, ma era una spazzata. Prendilo, prendilo tutto. Yes. Tiè. Cambio. È una difesa? Devo provarla. Assolutamente. Aspettate che carico il mio frutto. Ah, era uno spezza difesa quello. No, no, devo provarla, voglio provarla. Bello! Non avevo mai provato quell'attacco, sapete? Vuoi divertirti, Buggy? Ok. Vabbè, a parte che tu ti divertiresti con tutti qua, ti farebbero male tutti qua. Ah, dovevo aspettare ancora un attimo. L'ho colpito? Cosa sta succedendo nella mia esistenza? Fai ste pistole, ok. Allora, l'attacco speciale di Ace l'abbiamo già usato. Ma non ce la farò, morirà. E allora morirà. Non potevo usarlo con nessuno l'attacco speciale perché era ormai troppo debole Shanks. Ma credo che li abbiamo visti tutti gli attacchi speciali, sia di Barba che di Ace e Shanks. Mi pare. Pensavo di aver preso veramente troppi cazzotti, va bene. Cioè, avere tre personaggi, ragazzi, vi assicura prendere S in queste cose, cioè... Dovreste proprio perdere un personaggio per non prendere S sui PV. Che è quasi impossibile, sono facilissimi sti cosi. Dormiglioni. Che stiano mangiando, combattendo oppure lavorando, loro si addormentano al primo accenno di sonno. Questo è vero. Però, come dicevamo nei commenti, manca Zoro e mancherebbe anche Garp in teoria. Però Garp non è giocabile, quindi però Zoro ce l'avrei messo bene. Dormiglioni, Sanji, Teach, Akainu, Smoker e Franky. Teach e Akainu hanno ricevuto due voti, quindi Teach, che è esattamente... No, ma lo vedo Teach, eccolo qua. Poi Akainu. E poi prenderemo Franky. Akainu. Vabbè, Franky, intanto che lo vedo. E Akainu che è qua, ok. Io su questa mappa ho brutti ricordi. Qua prendo sempre le peggio legnate, porca miseria. あれ、あれがあるからな。
今仲良くしようじゃないの。あれあれってなんだ、せんべいのことか。un petardo、 perché un petardo。 おお、なんか強そうなやつがいるね。 OK。 Stavo facendo uno spezza a difesa della morte. Come ha fatto a passarci in mezzo, tipo. Aia, Frankie. Ok, però non è una mossa molto intelligente sparare l'avversario verso l'infinito, sai? È bello però vedere che... Vabbè, si è spostato perché era finita la mappa, però non stava, non si stava difendendo. È bello vedere che non si difende. Frankie, purtroppo, ragazzi, faccio una fatica con Frankie che non vi sto neanche a dire. È lento e ha un raggio piccolissimo, cioè colpisce i nemici se sono a portata di piede, probabilmente. Yeah. Ci riprovo. Preso. Mamma quanto male, però. Aspetta. Sei difeso. Ok. No, non l'ho preso. No, non l'ho preso. Non la voglio usare l'unità a catena, porca miseria. C'ho l'attacco speciale io. Rufy, sparisci dalla mia esistenza. Datemi barba nera. Voglio provare l'attacco speciale di barba nera. Ecco qua. Aia! Ma bazooka cosa? Vieni qua. Divento fruttoso. Vai. Così gli ho tirato una meteorite di oscurità. Ne ho battuti due? Vabbè, ma che attacco è questo devastante? Aia, sì, giusto, spacca difesa. Ma ne ho colpiti tre, ne ho colpiti. Ora però vorrei provare una cosa, perché teoricamente questo attacco... Aspettate, dovrebbe essere come quello di Orso Bartolomeo. Ok, un attacco difeso. Prima risucchia le cose intorno a sé e poi le lancia fuori la seconda volta che si attiva. Ma credo di averlo subito una volta ed essere stata sbalzata fuori dal campo. Quindi se non c'è nessuno con cui cambiare personaggio dovrei vincere come con quello di Bartolomeo. Ok. Vabbè ragazzi, io farei anche il prossimo, trentenni, perché no, dai, tanto ce ne leviamo qualcuno in più. La vita comincia a 30 anni, loro sono ancora giovani, ma hanno più esperienza dei ragazzini. E qui mi avete chiesto di usare Brooke, Lo, Kid e Burgess. Lo e Kid hanno ricevuto 2 voti e 3. Proviamo Burgess, anche perché Brooke l'abbiamo già provato, Burgess no. ファルガ、ずいぶん悪い噂を聞いてるぜ。聞いた。俺もだ、ユースタスや。あお、男前がいるじゃねえか。てめえも、スーパーな俺を見ろ。どこから突っ込みゃいいんだよ。麦わらんとこのは、こんなやからしかいねえのが。チャンピオンの登場だ。こいつは私が処理する。Ok, qui ci sono 3 personaggi che non ho mai usato, quindi spero di non fare figure barbine. So che questo attacco di Frankie fa malissimo, quindi vediamo di schivarlo. Ok. Repel, ok, aspetta. Repel, fastidio, attrazione. Ah, ok, quindi... Ah ok, quindi non posso fare nessun attacco se prima non... Ma tu non eri Frankie, dove è finito Frankie? Che cosa ne hai fatto di Frankie? Stavo dicendo, non posso fare nessun attacco se prima non faccio la mano, diciamo. Questo spara una cannonata praticamente. E ripel, ok. Ah, che figata, ok.
Kid. Allora, Trafalgar. Trafalgar è uguale, perché non posso fare niente se prima non faccio la room. Che se stiamo a quello che era scritto nel caricamento, potevo caricarla tipo a piacere. Ok, ora che ho attivato la room posso farlo dove mi pare o devo stare dentro la room? Queste domande esistenziali della morte. No, piano, piano, oh, piano. Ok, piano, eh. Oh, che figata! Che figata! Però non si disattiva mai la mia room. Ok. Vabbè, ero di schiena, no, si è disattivata proprio nel momento in cui l'ho detto, perfetto. Facciamo un attacco speciale, va. Povero Traffi, quanti cazzotti hai preso? Ok. E adesso che faccio? Me lo tengo? Me lo tengo. Cambiamo, va, prima che muoia. Barges! Ahia, mi ha tirato un calcio in quel posto. Lui invece può fare quello che gli pare, ok. Un Barges con Fu Panda, tipo. Gomitata esplosiva che non l'ha colpito mai. Cosa? Stavo facendo robe io. Lasciami fare, Frankie. Non vedo. Sto prendendo i peggio cazzotti, è lentissimo. Perché la mia spezza difesa non è andata a segno? Cosa è successo nella mia vita? Vabbè, avrò preso un voto infimo, ma Barges è lentissimo, ragazzi. Ha degli attacchi che non sono andati a segno, non ho capito perché. Boh. Immaginavo. Cioè, ho preso i peggio cazzotti col povero Barges. Vabbè, fa niente, chi se ne frega, tanto ci penseremo più avanti a prendere esse qua. Comunque, i prossimi che andremo a fare saranno i prossimi 5/6 da qua. E vi ricordo, non si può scegliere il personaggio qua, perché è preimpostato, diciamo così. Però ve li faccio vedere comunque, perché ormai abbiamo questa abitudine. Credo che arriveremo fino a qua. E se ci riusciamo anche fino a qua. Però non è detto, molto probabilmente ci fermeremo prima. Io come sempre, ragazzi, vi ricordo di lasciare un bel like al video, un commento e di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Vi auguro una buona giornata. Un saluto a tutti.